Sapete dove sono le nuove code? In discarica! Perché la vita di un brianzolo è fatta di casa, bottega, chiesa e discarica. E tutto l'anno, né? E adesso sono tutti bravi a fare i video che fanno il giardino, che fanno l'orto, a fare le dirette sul Facebook. Te la do io la diretta. Lui in discarica ci va tutto l'anno e anche più volte a settimana, eh? Adesso chiaramente, in periodo di quarantena, il brianzolo ha preso il suo giardino e l'ha rifatto da capo a piede, manco fosse San Siro, che si sentono più rumori di tagliaerbe che di macchine, che tra un po' tira giù gli alberi, le siepi e tutto, e lo rifà, e rimette su tutto. E risemina e ripianta. Perché? Perché non sapevo cosa fare. In quella situazione qui, se le discariche c'hanno gli orari degli uffici comunali, che aprono due ore al giorno, come fa il brianzolo, che c'ha tanta di quella roba da scaricare che potrebbe ripopolare la foresta amazzonica? Che aprono due ore al giorno e poi si trovano tutti in coda, Che è anche più pericoloso, perché il rischio di contagio aumenta quando sono tutti lì uno contro l'altro a tirar giù il rosario. Perché il suo fana in mano in giardino, in questo periodo di quarantena, gli ha permesso di non andare fuori di testa. Perché la giardinoterapia insieme con l'ortoterapia gli ha salvato la vita. E quindi, per l'amor del cielo, cercate di ragionare e di capire che le discariche non solo devono essere aperte, devono lavorare di più, devono fare anche il turno la notte, sì? E lui in quel periodo qui dorme male. Allora magari si sveglia, tira sul suo pandino e va in discarica, bello tranquillo. Perché se volete chiudere la bottega al brianzolo, bisogna avere l'intelligenza di capire che allora bisogna aprirgli la discarica. H24.